Ben ritrovati amici di Nettuno TV, ben ritrovati ad una nuova puntata di Nettuno Sport, ben ritrovati anche a chi ci segue sulla pagina Facebook dove siamo in diretta per parlare di Bologna, parlare di Roma-Bologna, parlare insieme a Furio Zara. Ciao Furio, benvenuto qui nuovamente a Nettuno Sport. Ciao Mario, buongiorno a tutti. Allora Furio, Roma-Bologna finisce 2-1 per la Roma, è stata una partita interessante, sottolineo questo termine perché diciamo che il Bologna non ha sfigurato, nonostante il risultato, la tua impressione sulla partita, che Bologna hai visto? Ah, direi di più Mario, nel senso che il primo tempo Bologna ha giocato davvero molto bene, probabilmente la miglior partita dell'anno. Poi nella ripresa è emersa un po' la qualità della Roma, se facciamo il conto dei gol sbagliati e delle grandissime parate di Olsen, è chiaro che Mihajlovic è uscito dall'Olimpico con molti rimpianti e con la sensazione di aver lasciato per strada addirittura i tre punti, perché la vittoria in altre circostanze poteva anche concretizzarsi. Va detta una cosa, questa sì. È una squadra più coraggiosa di quella di Inzaghi, questa è una squadra che propone di più, che prova di più a fare la partita, che non si intimorisce di fronte all'avversario. Io ricordo partite del Bologna di Pippo Inzaghi con 10 giocatori oltre la linea della palla e con pochissima voglia di andare a far male all'avversario. Questo è un Bologna invece che si presenta molte molte volte al tiro e questo, lasciami chiudere, è un segnale assolutamente positivo. Senti, la domanda te la faccio subito, è una domanda un po' scontata, però a questo punto, col fatto che il Bologna gioca una grande prestazione a Roma contro la Roma, non riesce a raggiungere un risultato positivo, lo si è detto anche prima nei giorni scorsi, il fatto di aver cambiato Inzaghi troppo tardi. Adesso, vedendo la prospettiva, vedendo che comunque questo Bologna sta recuperando tanto, ha ancora tante partite a disposizione, però sul lungo può pagare questa scelta di non aver esonerato prima Filippo Inzaghi, in termini di punti e poi ovviamente di classifica? Beh, c'è tempo per tutto, c'è tempo ancora per la salvezza, però direi di sì per rispondere alla tua domanda. Alla lunga il Bologna corre il rischio di pagare questa scelta ritardata, la scelta di esonerare Inzaghi e di dare una sterzata alla squadra. Per quanto riguarda invece Sinisa Mihajlovic, si dice dispiaciuto per i ragazzi, purtroppo per come è andata, però Furio, il problema è il gol, nel senso ieri tante occasioni sprecate. I giocatori sono stati bravi, Soriano ci ha provato, Santander, Sansone ha trovato il gol, però questo problema adesso c'è, è presente, Mihajlovic prova a curare questa situazione, questa malattia, chiamiamola così, però ecco, bisognerà un attimo insistere un po' di più perché le partite sono fatte anche di gol per poterle vincere. Guarda, lo stesso problema in questo momento è il problema del gol, è il problema del Napoli. Napoli di Ancelotti, l'ha detto lo stesso Ancelotti, tira in porta una decina di volte alla partita, però non riesce a trovare il gol. Faccio questo esempio per dire che anche le grandi squadre soffrono di momenti di questo tipo. Per il Bologna però la situazione è diversa, nel senso che il Bologna ha sempre avuto il problema in qualche modo di arrivare vicino alla porta avversaria, non è mai riuscito a essere veramente pericoloso. È un Bologna che ha faticato molto. Io non mi preoccupo molto del fatto che il Bologna non segni, mi preoccupo di più della classifica, di una classifica inchiodata e di una giornata in meno per recuperare. Senti, sui giocatori facciamo un po', parliamone un po', chi è che ti è piaciuto di più? Nel senso che ci sono alcuni, uno in particolare, che comunque si è visto anche giocare in maniera diversa rispetto alle altre volte e purtroppo, ripetiamolo, con un risultato che ahimè dispiace perché alla fine vince la Roma, però come abbiamo sottolineato all'inizio di trasmissione è un Bologna che sicuramente non ha demeritato purtroppo questa sconfitta. Allora, non mi è piaciuto Pulgar, non mi è piaciuto Elander, mi è piaciuto Soriano che è un giocatore vero, nel senso che è un giocatore comunque di peso, mi è piaciuto ovviamente insomma per quello che ha fatto Sansone. E chiedevo proprio a Sansone giocate di questo tipo. Credo che quando Sansone è arrivato a Bologna è chiaro che ci si aspettava da lui appunto delle giocate di questo tipo. Santander ha fatto il suo, per il resto i limiti sono quelli noti, insomma.
magari ecco, Edera è ancora un giocatore che ha bisogno di tempo per in qualche modo riuscire ad essere più decisivo in ogni sua giocata. Senti, su Sansone, comunque, a mio modesto parere, ha fatto un ottimo gol, magari complice anche la difesa della Roma, nel senso è importante questo gol per lui perché comunque trova, possiamo dire, per un attaccante una linfa vitale. Su Sansone è l'inizio comunque di un buon girone di ritorno per lui che è arrivato adesso, anche ma a livello proprio personale, la possibilità di ritrovare il gol e comunque di garantire delle buone prestazioni. Mi auguro di sì, perché è un giocatore che in Italia, e ce lo ricordiamo, insomma, tra Sassuolo e Parma ha sempre fatto bene, ha sempre segnato gol anche molto pesanti, molto pesanti. In Spagna la sua avventura è partita molto bene, poi si è un po' spenta la scintilla e quindi negli ultimi tempi, insomma, non aveva fatto vedere grandi cose ed era finito spesso in panchina. Credo avesse avuto bisogno. Avesse bisogno Sansone di ritrovarsi, di ritrovare confidenza con un certo tipo di calcio. Questo gol può essere sicuramente un buon inizio per un finale di campionato significativo anche per lui. Insomma, è un giocatore comunque giovane, è un ragazzo che aveva assaggiato come Soriano anche la nazionale. Quindi, insomma, è un giocatore che ha bisogno in qualche modo di riaccreditarsi anche agli occhi dell'opinione pubblica. Senti, l'aspetto mentale, Mihajlovic cambia completamente la squadra, è il caso di dirlo, l'abbiamo detto prima, però adesso ancora di più si vede l'approccio con le grandi perché a Milano con l'Inter, in casa con il Genoa, dove purtroppo hai lasciato dei punti indietro, con la Roma non hai demeritato, nel senso Mihajlovic è stato bravo anche in questo, a far capire ai giocatori che c'è la possibilità di potersele poi giocare con tutti. Mihajlovic ha capito una cosa fondamentale, ha capito che è meglio perdere giocando che perdere non giocando. Questo banalmente, insomma, Pippo Inzaghi invece pensava che la pensava in maniera differente, cioè probabilmente non riusciva a trasmettere ai giocatori quel coraggio che invece Mihajlovic sta trasmettendo. Personalmente preferisco sempre perdere una partita, però provando a vincerla, però rischiando, però in qualche modo mettendomi in gioco e mettendo in gioco le qualità di una squadra. È quello che sta facendo Mihajlovic. Poi è chiaro, tu guardi il suo andamento, vittoria a San Siro, pareggio col Genoa con molti rimpianti, altri rimpianti e punti persi all'Olimpico. Insomma, il calo da un punto di vista strettamente formale, nel senso della fotografia di queste giornate, è evidente, perché vittoria, pareggio, sconfitta. Però, insomma, se andiamo invece ad analizzare lo spirito nuovo di questa squadra, c'è di che sperare. Non dico che tutti, guarda, ripeto Mario, non penso assolutamente che i problemi siano risolti. Non penso che questa squadra sia tanto migliore di altre squadre, nel senso che la ritengo una squadra mediocre. Penso che Mihajlovic ci stia mettendo molto del suo, cioè nel senso che qualcosa sta facendo, cosa che non aveva fatto Inzaghi. Senti, ci scrive Donato sulla pagina Facebook, ci scrive il risultato bugiardo, direi che gli diamo ragione entrambi perché Sì. come sottolineato ieri il Bologna, vedendo poi tutta la partita, abbiamo sottolineato l'aspetto mentale, però anche a livello di gamba, a livello di fisico, Skorupski ieri ascoltava un'intervista fatta da Sky e diceva con Mihajlovic è cambiato anche il modo di allenarsi, cioè un allenamento un po' più duro. E forse anche questo che adesso un po' sta appagando, nel senso che era rispetto a Filippo Inzaghi, diciamo con Mihajlovic si lavora più duramente, risultati si vedono perché ieri il Bologna mi è sembrato molto in gamba, proprio aprendo le virgolette. Sì, guarda, i giocatori lasciamoli perdere, sono dei furbastri, perché queste cose. Ma no, ma per lealtà e per dignità queste cose mi sarebbe piaciuto sentirle magari 2 mesi fa, no? Un Certo. giocatore che viene in conferenza e dice ci stiamo allenando male, oppure il tipo di lavoro di Inzaghi non sta premiando quelle che sono le nostre qualità. Quindi sono capaci tutti dopo a dire Mihajlovic è bravo, ci ha dato coraggio, Mihajlovic allena bene, Inzaghi è invece un allenatore scarso. Cioè, queste cose non mi piacciono, sinceramente, da parte dei giocatori, perché anche per loro, insomma, ma poi li conosciamo i giocatori, insomma, vanno dove butta il vento, quindi non è quello il problema. Cioè, non ho mai visto un giocatore esporsi in prima persona dicendo cose anche sgradevoli, ma magari che in quel momento reputa avere a proposito del proprio allenatore. Quindi insomma, sono dei furbacchioni, lasciamoli perdere da quel punto di vista. Preferiamo vederli in campo e le parole
lasciamole ad altri. Senti, mi soffermo su un giocatore in particolare che ieri mi è piaciuto molto, non solo per l'atteggiamento, ma lo conosciamo, io ti parlo di Andrea Poli. Cioè, Poli è un giocatore ritrovato in mezzo al campo, non solo per la prestanza fisica, quindi per quello che spende, per quello che è proprio quell'aiuto che dà alla squadra, però anche a livello mentale mi sembra un po' più libero. Cioè, ieri vedevo che si proponeva, recuperava, tentava il dribbling, tentava il tiro. Cioè, gioca anche in maniera diversa rispetto a prima. Guarda, Poli è innanzitutto un giocatore serio. Giocatore serio lo era prima e lo è adesso. È un giocatore credibile, nel senso che il suo rendimento è sempre costante, a meno che non soffra di acciacchi o di qualche problema, garantisce sempre il suo contributo. Probabilmente, e sono d'accordo con te, nel nuovo modulo di Inzaghi, lei l'ho visto magari con un 4-2-3-1, insomma, giocare davanti alla difesa con Pulgar, probabilmente si sente anche più libero di intraprendere qualche iniziativa, di andare in avanti, di tentare un dribbling, di andare al tiro. Cioè, è un Poli che mi sembra sia tornato, ma insomma diamogli ancora tempo, al Poli migliore visto in Serie A, ovvero quello con la Sampdoria, quello che giocava con Gigi Del Neri, aveva impostato proprio da mediano centrale nella Sampdoria. Senti, un altro che mi è piaciuto molto, che comunque ha dato una mano sotto l'aspetto difensivo, anzi ti faccio prima questa domanda: come ti è sembrata la difesa ieri e se oggettivamente il ritorno di Lianco, si spera nel più breve tempo possibile, possa comunque essere una soluzione, perché forse la difesa deve ancora registrare qualcosa? Sì, allora non carichiamo Lianco di troppe... No! Mi è piaciuto molto... No, ma certo, perché l'abbiamo visto una volta, abbiamo detto, caspita, questo sa difendere. L'abbiamo visto una volta per un tempo a San Siro e aveva fatto effettivamente una grandissima figura, tempi giusti, letture di gioco perfette, grande fisicità, grande reattività nelle palle vaganti in area, insomma, buon giocatore e buon difensore. In attesa di Lianco è una difesa, Mario, che ha i soliti limiti, è una difesa certo. Dove Mbaye non sappiamo ancora che tipo di giocatore sia, cioè non l'abbiamo capito negli ultimi 4 anni. Danilo ha fatto una buona partita, però Danilo in questa stagione è inciampato più volte in errori clamorosi. Elander balla sempre tra l'ingenuo e il giocatore poco tecnicamente, poco adatto ad una Serie A, ad un'adeguata Serie A. Dykes, diamo tempo anche a lui, insomma, mi sembra che ha perso un po' di tempo per l'infortunio, è tornato, si sta rimettendo in carreggiata, ma non è certamente lui il difensore o il giocatore che ti cambia le carte in tavola e che ti fa svoltare una stagione. Può essere un giocatore utile e possono essere utili tutti questi della difesa che ho nominato. Nessuno però è imprescindibile, nessuno però ti fa fare un salto di qualità. Senti, torniamo un attimo sul recupero dei giocatori. Durante la settimana scorsa il gol di destro, un destro ritrovato, nonostante appunto adesso sia infortunato, leggevo che si parla di una lesione di primo grado del simembranoso destro, chiedo scusa il termine tecnico, però è difficile da dire. 2-3 settimane di stop per lui, recuperato destro, c'è Diego Falcinelli che ieri è entrato, ha avuto anche un'occasione poi parata molto bene da Olsen. Diciamo che continua questo recupero dei giocatori da parte di Mihajlovic rispetto a prima, dove con Inzaghi un po' facevano difficoltà ad affermarsi, un po' per colpa dell'uno, un po' per colpa dell'altro, ecco, diciamo. Guarda, ripeto quello che ho detto prima. Allora, diamo a Mihajlovic il giusto merito, nel senso che Mihajlovic ha dato coraggio a questa squadra. Non diamogli però, non consigliamogli doti di taumaturgo. Ho detto prima, i giocatori sono dei furbacchioni, sì, sono dei furbastri, perché appena arriva in classe il professore, il supplente, si mostrano tutti in prima fila, alzano la mano e cercano di rispondere alle domande. Quindi insomma sono tutti bravi poi a rimettersi in gioco, come è normale che accada, come è fisiologico addirittura che accada quando c'è un cambio in panchina. Insomma, tutti si sentono osservati, tutti riacquistano fiducia e tutti sono pronti in qualche modo ad aiutare l'allenatore nuovo, mettendolo, come si dice, in difficoltà e provando a dimostrare di essere meritevoli di un posto in squadra. Risentiamoci, Mario, magari tra un mese, poi vediamo che qualche muso lungo, qualcuno che gioca poco, insomma è sempre così, è la storia del calcio. Per quanto riguarda destro, non ci voleva, ma purtroppo non ci sorprende, non dico... E lo dico senza ironia, nel senso che purtroppo questo giocatore ogni qualvolta mette il naso fuori dalla sua prigione, nel senso che magari è in panchina certo. O in tribuna o viene da un momento buio e segna come ha fatto contro il Genoa,
Ogni volta glielo ricacciano indietro, cioè nel senso che ogni volta torna, si ferma ed è costretto in qualche modo a fare come nel giro dell'oca, a fare tre passi indietro. E su destro, secondo te, se ieri fosse stato della partita, magari poteva essere un risultato diverso? Non lo so, ma forse anche no, sai, perché comunque, insomma, quello era il modulo con Santander al centro dell'attacco, con Edera e con Sansone ai lati, insomma, cioè, mi sembrava anche un modulo assolutamente adatto e funzionale a fronteggiare la Roma per come si era messo in campo, quindi ti direi anche di no. È chiaro che destro, poi magari, insomma, il destro che segna è un destro che fa comodo a tutti. Senti, archiviata la Roma, riprendono gli allenamenti, un po' di riposo, poi si riparte, domenica c'è la Juve in casa, si continua su questa scia, nel senso che comunque contro la Roma qualcosa di buono tu hai visto che la squadra c'è, hai il fattore casa domenica, che partita può essere quella con la Juve? Nel senso, c'è una speranza adesso con Mihajlovic di, sottolineato, potertela giocare con le grandi, l'abbiamo detto prima, però con la Juve c'è una storia particolare anche, quindi ci saranno anche tante altre motivazioni oltre a quelle del campo. Ma questo è sicuro, ci saranno tante motivazioni, stadio esaurito, possibilità di far bella figura, insomma. Allora, diciamo che la Juve ha accusato un leggero calo all'inizio del girone del ritorno, esatto. Poi si è ripresa e per prepararsi, ma credo facesse proprio parte della gestione di Massimiliano Allegri per arrivare in tiro, come si dice, per la Champions League, quindi la partita contro l'ottavo contro l'Atletico di Madrid di Simeone, gara tra l'altro molto molto complicata. Ebbene, io credo che le speranze del Bologna debbano fondarsi soprattutto sulla partita di Champions, cioè da come ne esce la Juve dipenderà anche il risultato di domenica al Dall'Ara. Una Juve stanca magari da un punto di vista fisico potrà concedere qualcosa da un punto di vista fisico e mentale. Credo che la Juve comunque, insomma, è chiaro, la Juve ha tali e tante armi per poter far male al Bologna che star qui ad elencarle si arriverebbe a sera. Senti, può accadere che un po' anche a livello di stanchezza, credo che con l'Atletico di Madrid sarà una partita anche molto dispendiosa a livello di energia. Ecco, secondo te sul lungo, visto che la Juve, l'hai detto tu, ha accusato un piccolo calo a gennaio, non so, magari arriva domenica con non nel 100% della forma fisica, e questo può essere un aiuto importante per il Bologna, visto anche la rotazione che ha la panchina della Juve rispetto a quella del Bologna. Sì, però se non gioca Bernardeschi, gioca Bigliola Sporta, certo. Se non gioca Mandzukic, gioca Dybala, quindi insomma stiamo parlando di un'altra categoria, di un altro pianeta, cioè di uno sport che non è quello del Bologna. Sì, sono d'accordo con te sul fatto che se la Juve spenderà molto dal punto di vista sia fisico che mentale, attenzione, perché poi l'Atletico è una squadra che ti consuma, e sia fisico che mentale, beh, insomma, il Bologna magari può sperare in qualche modo di fare un certo tipo di partita. È chiaro comunque che con Mihajlovic almeno l'approccio a queste partite è cambiato profondamente. Per quanto riguarda il modulo, tornando un attimo alla partita di ieri, è chiaro che il 4-3-3, il 4-2-3-1, i moduli comunque che sono quelli che utilizzati da Mihajlovic, sicuramente stanno pagando molto a livello di risultato positivo, perché il Bologna gioca un calcio diverso, però sono anche giocatori che forse si sono applicati un po' di più nel recepire questo modulo, lo sapevano fare, non si sono troppo impegnati, come dicevi tu, sono un po' furbi anche i giocatori. Ma sì, ma il modulo conta giusto, dai, cioè conta veramente poco, nel senso che per carità nessun allenatore è un genio tale da poter stravolgere con due mosse tattiche l'andamento di una partita, io non ne vedo in giro di geni di questo tipo, vedo degli ottimi allenatori che sanno ogni volta trovare la soluzione migliore, ma dipende da chi va in campo, dipende dai giocatori, cioè non è il modulo che fa la squadra, è la squadra, casomai, scusa il bisticcio di parole, che fa il modulo, cioè è come la squadra affronta un certo tipo di partita che determina poi il risultato più o meno positivo. Quindi, per farti un esempio, un Sansone statico sulla sinistra o un Sansone che invece prende iniziativa, si accentra, dialoga con i compagni, può giocare nello stesso ruolo, nello stesso modulo, ma stiamo parlando di due giocatori diversi, quindi è il giocatore, poi sono i giocatori che in qualche modo danno vivacità al modulo.
Senti, l'hai citato prima, Simone Edera, a me è piaciuto molto sulla personalità di questo ragazzo. Comunque giochi contro la Roma, giochi titolare, a me non è dispiaciuto. Sotto l'aspetto del prospetto, sicuramente molto interessante, però è anche un po' quello che vuole Mihajlovic, si impegna molto. Il giudizio tuo su Edera? Sì, è un giocatore che fa bene quello che gli viene chiesto, è un giocatore che ha buona personalità, ha sbagliato qualcosa contro la Roma, ritengo la sua prestazione al limite della sufficienza, per carità, non mi ha entusiasmato, non mi ha neanche deluso, insomma, è un giocatore che comunque può far meglio e può tornare utile sicuramente. Poi Mihajlovic lo conosce molto bene perché l'ha allenato al Toro, quindi insomma, se si fida di lui al pronti via, significa che questo ragazzo vale. Senti, guardando la classifica, sappiamo benissimo la situazione. Il Bologna ha 18 punti, la quarta è l'Empoli con 21. Adesso tu hai la Juventus in casa, poi hai l'Udinese e poi hai fuori casa e poi hai il Cagliari. In queste tre partite metto anche la Juve, ma sotto l'aspetto appunto dell'entusiasmo, nel senso che con la Juve puoi provare a giocartela conoscendo la difficoltà dell'avversario. Comunque sono tre partite importanti. Diciamo che il futuro anche della tua salvezza passa un po' da queste partite, più che altro Udinese e Cagliari. Ci proiettiamo un po' davanti, però è chiaro che iniziamo un po' a parlare visto la situazione in classifica. Assolutamente sì, quella con l'Udinese è il bivio della stagione, insomma, almeno della prima parte della stagione di Mihajlovic, se mettiamola come vuoi, però l'Udinese con Nicola ha raccolto meno di quanto meritava, è una squadra secondo me valida, è una squadra che ha qualche colpo in più del Bologna e anche qualche punto in più in questo momento, ma al di là di questo è una squadra che secondo me appena trova il giusto ritmo può essere molto molto pericolosa. Insomma, a Torino per esempio meritava di vincere contro il Toro due settimane fa, ha sofferto molto col Chievo, ha trovato il gol con un rigore discusso, però è una squadra che secondo me è in crescita. Bologna, se tu guardi il calendario devi solo preoccuparti, ma dovevi preoccuparti già all'inizio, insomma, non ci si doveva preoccupare adesso. Le possibilità, le occasioni di giocarsi la salvezza contro squadre che appartengono alla tua fascia, il Bologna se l'è già giocata, insomma, tra Spal e Frosinone sono quelle le partite che secondo me in qualche modo peseranno. Poi è chiaro, insomma, c'è tempo, siamo fiduciosi, Udinese diamo per scontato che contro la Juve può succedere di tutto e uscirne a testa alta sarebbe già un buon risultato. Tra Udinese e Cagliari bisogna far punti. Senti, sui giocatori che sulla formazione che giocherà contro la Juve, bene o male, ti aspetti gli stessi o comunque qualche cambio può esserci a seconda di come staranno alcuni, col fatto che Palacio ha scontato la squalifica, però bene o male si va verso questo assetto tattico e con questi giocatori qui poi cambierà uno, cambierà un altro, però bene o male rimaniamo lì. Sì, io credo che un paio di pedine cambieranno, credo che Palacio farà molto comodo in una partita di questo tipo con dei giocatori espertissimi e quindi farà di tutto, insomma, Mihajlovic per trovare il posto in squadra. Ecco, quanto è mancato Palacio ieri? Te l'ho detto di destro, però diciamo l'esperienza di Palacio ieri poteva essere una mano in più proprio per il Bologna. Forse sì, più Palacio di destro, nel senso che un giocatore di quel tipo probabilmente sarebbe stato più utile all'idea di gioco che aveva Mihajlovic. Però siamo sempre lì, se siamo qui a celebrare un giocatore di 37 anni e a considerarlo imprescindibile in una squadra come il Bologna, c'è molto che non funziona. Senti, mi sposto un attimo sulla Roma perché vorrei anche un commento sulla squadra di Eusebio Di Francesco e poi di riflesso ti collego anche la domanda che ho fatto poi anche in queste settimane su Zaniolo, però poi sul tema del far crescere i giovani, puntare sui giovani. Cioè, che Roma hai visto anche su di lui, su Zaniolo, un po' troppe pressioni forse per un ragazzo che sì, sta avendo un'esplosione, però diciamo sono partiti anche dei paragoni un po' forti. Tu che conosci il calcio molto bene, la storia del calcio, diciamo che non aiuta troppo questa pressione su un ragazzo poi così giovane. Sì, allora due cose. La Roma mi ricorda uno di quei vecchi fuochi nei fornelli delle case di una volta, no? Che facevano fatica ad accendersi, poi si accendono e vanno tranquille. È stata rimontata quattro volte quest'anno, ha perso molti punti, eppure è lì che lotta, insomma, per il quarto posto e credo che ci siano concrete possibilità di riuscirci. È una squadra di grande qualità, la vedo inferiore soltanto alla Juventus sul piano prettamente della qualità dei singoli, addirittura superiore al Napoli, la penso così. Per quanto riguarda Zaniolo, erano anni, forse decenni, che in Italia non si vedeva un giocatore di questo tipo, un giocatore già pronto, mezzala già costruita anche dal punto di vista fisico, un giocatore europeo capace di interdire ma anche di andare
e presentarsi in area avversaria. Poi ci sono, sai Mario, ci sono dei segnali che in qualche modo indicano la strada a un giocatore. Ebbene, Zaniolo debutta in Champions League al Bernabeu, non Certo. allo stadio del Pizzighettone, con tutto rispetto, a Cava dei Tirreni, insomma, debutta al Bernabeu in Champions League. Segna con lo scavetto all'Olimpico il suo primo gol in Serie A dopo aver messo a sedere due giocatori, un gol che ricorda uno dei gol di Totti, un colpo di Totti. Viene convocato da Mancini nella nazionale maggiore, quindi viene già incoronato, in qualche modo viene eletto principe di una generazione che prenderà il posto di quella attuale. In campionato fa sempre la sua figura, segna due gol in Champions League, doppietta contro il Porto, è il più giovane italiano di sempre ad aver segnato una doppietta in Champions League. Insomma, sono tutti segnali che in qualche modo ci riconducono all'idea di un giocatore che lascerà il segno nella storia del nostro calcio, se non si perde. Per chiudere con la tua domanda, sì, Zaniolo si guardi bene da tutti, da chiunque è intorno a lui, perché poi il troppo affetto, la troppa voglia di esserci e di sostenere un figlio, un fratello, un amico, può anche essere penalizzante. Insomma, i ragazzi hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di farlo con i loro occhi, con le loro gambe, con la loro testa, senza troppa pressione, senza troppa paura e senza troppe preoccupazioni. Insomma, per dirla banalmente, Zaniolo deve preoccuparsi di giocare bene e non dei selfie di sua madre. Certo, no, sei stato molto chiaro, sono d'accordo con te. Credo che a livello proprio professionistico sia importante anche mantenere questa distinzione, cioè lavorare di più. Forse magari è quello che ti aiuta nella vita, ma anche per l'allenatore che ti vede e anche per gli allenatori che ti vedranno. Senti, l'ultima domanda poi ti lascio, tornando sul Bologna e sulla classifica, il Frosinone ha 16 punti, tu sei a 18, poi hai l'Empoli a 21, la Spal a 22, l'Udinese a 22, metto anche il Cagliari a 24. Bisogna guardarsi anche un po' indietro. E ti parlo anche del livello delle squadre che tu hai davanti, cioè tu adesso diciamo che sei una squadra competitiva, te la puoi giocare tranquillamente e addirittura hai anche qualcosa in più rispetto alle squadre che ti ho citato. Chievo già retrocesso, Sì. nel senso, mi piace, nel senso, per carità, non è che voglio No, fare no, l'uccello al però. malaugurio, però mi sembra una squadra già condannata. Frosinone, Bologna, Empoli, tre candidate per due posti. Credo che Spalle e Udinese abbiano qualcosa in più, vedo il Cagliari nettamente superiore a tutte, ma ripeto, anche Spalle e Udinese, come solidità di squadra, come equilibrio, come gestione dei momenti difficili, hanno qualcosa in più, sia rispetto all'Empoli che al Bologna che allo stesso Frosinone. Occhio al Frosinone, perché non ha un calendario così complicato e perché in qualche modo il Frosinone, e l'abbiamo visto, insomma, i suoi colpi li sa piazzare. Grazie mille Furio, grazie Ciao Mario, a mille. presto! Grazie mille a Furio Zara, Corriere dello Sport Stadio, per essere stato con noi in questa mezz'ora con Nettuno Sport. Noi siamo giunti alla conclusione. Grazie mille a chi ci ha seguito su Nettuno TV e grazie mille a chi ci ha seguito sulla pagina Facebook. A me non resta che ringraziarvi, darvi l'appuntamento con il telegiornale delle 19:15. Grazie mille, buon proseguimento su Nettuno TV.